Buongiorno e bentornati su Non i Professionisti All News. Nella puntata di oggi parleremo di gare di ingegneria e architettura aperte anche ai geometri, Job Act autonomi, tutte le novità che cambieranno la vita dei liberi professionisti, legge di bilancio 2017, tutte le detrazioni fiscali per gli immobili italiani. Un recentissimo parere del Consiglio di Stato ha aperto le gare di architettura e ingegneria anche ai geometri ed altri soggetti in possesso di altri diplomi tecnici attinenti alla tipologia di servizi da affidare. Si preannunciano barricate da parte di ingegneri e architetti. A prevedere lo stesso Ministero delle Infrastrutture con il decreto legislativo numero 50 del 2016. Una novità epocale, così come sostenuto nelle ultime ore dal Consiglio di Stato, con il parere numero 2285 del 2016. I tecnici non laureati erano esclusi dalla partecipazione in base alla previgente disciplina. Ora potranno partecipare se la prestazione non richieda il possesso della laurea. Inoltre tutti i soggetti che partecipano alle gare d'appalto dovranno indicare i requisiti di idoneità, mentre prima ciò accadeva solamente per quanto riguarda le società di ingegneria. Inoltre nei raggruppamenti temporanei dovranno essere inclusi dei giovani professionisti. Lo scorso 3 novembre è stato approvato dal Senato il disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, ovvero Statuto dei lavoratori autonomi o Jobs Act autonomo. Il disegno di legge va a tutelare il lavoro autonomo dei professionisti. Nello specifico il testo prevede quasi un'equiparazione tra il committente e il lavoratore autonomo e inoltre vengono strette le clausole vessatorie abusive contro il professionista. La Camera il 29 ottobre scorso ha cominciato la discussione sul testo del disegno di legge numero 4157, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. Una legge di stabilità 2017 dove le detrazioni fiscali per gli immobili hanno, come ci si aspettava, un posto di riguardo. Tra le misure più importanti per rilanciare il comparto edile si segnalano gli interventi riguardanti la riqualificazione energetica e l'adeguamento alle norme antisismiche. In arrivo un credito di imposta del 65% prorogato per le strutture recettive per il biennio 2017-2018. Con quest'ultima notizia concludiamo la puntata di Non è Professionisti All News. Vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo come sempre a condividere il video, iscrivervi al nostro canale YouTube e alla newsletter sul blog di Non è Professionisti e di seguirci sui social. Appuntamento a venerdì prossimo, qui su Non è Professionisti All News.